Allora, eccoci rientrati in studio, nuovamente in diretta, TV7 Match. Iniziamo allora ad affrontare un tema che purtroppo è rimasto per tanti anni oscurato nel dimenticatoio. Andrea Todeschini Premuda, cos'è successo? La questione è complessa e proviamo insieme con l'aiuto dei nostri ospiti a riassumerla. Le foibe si collocano intanto in un periodo storico non circoscritto nel tempo, nel senso che ci sono più fasi che vedono coinvolti fenomeni che noi riconduciamo al concetto di foibe, e quindi in qualche modo nell'ambito di un disegno che poi si rivelerà essere di tentativo di politica etnica, l'assassinio di alcune persone che vengono, dopo essere catturate e sommariamente processate, gettate, alcune delle volte vive, in queste cavità carsiche che esistono naturalmente. Dicevo, ci sono più fasi perché abbiamo una prima fase nel 1943, all'interno di quel periodo molto complesso e confuso, soprattutto sull'Adriatico orientale, che si colloca essenzialmente dopo l'8 settembre, ma abbiamo poi un'ulteriore recrudescenza di questi fenomeni verso il finire della guerra, quindi attorno al 1945 e dopo anche la firma della guerra e la cessazione delle ostilità. Questi assassini proseguono per ragioni che magari cercheremo di capire e di vedere, di valere assieme. Strage negata, perché? Perché per lungo tempo, per motivazioni anche di carattere politico, si è parlato poco di questa vicenda. Si è parlato poco di questa vicenda e si è parlato poco dell'esodo dei Giuliani Dalmati dall'Istria, dal Fiume e a suo tempo anche dalla Dalmazia e da Zara, che è un fenomeno che è intimamente collegato con la Certo, vicenda delle foibe. e anche quello è stata una vicenda per certi versi molto, molto controversa e drammatica. Professor Zanella, le vittime delle foibe, chi sono state? Chi erano? Io partirei da una citazione di Marc Bloch, che dice che la storia nasce dalle domande che il presente rivolge al passato. La storia nasce dalle domande che il presente rivolge al passato. E evidentemente in questi anni il presente non ha rivolto nessuna domanda a questo passato recente. Ecco perché è caduto anche questo silenzio e si è recuperato solo con l'istituzione del giorno del ricordo una memoria che si rischiava di seppellire completamente. Poi vedremo effettivamente le cause anche di questo silenzio quasi concertato da tutte le parti, quasi concertato da tutte le parti. Invece, per quanto riguarda le vittime, va tenuto presente giustamente la doppia ondata di violenza che ci fu dal 43 al 45. Per quanto riguarda la sparizione di tutta la presenza che poteva essere definita o considerata presunta italiana, anche presunta italiana, per cui tutto ciò che poteva essere italiano era fatto proprio sparire, in primis. Ma oltre alle foibe, dobbiamo ricordare anche quante persone hanno perso la vita nelle carceri, perché moltissime sono state carcerate, torturate, brutalmente proprio seviziate, e poi tantissime altre, sempre in quel periodo, finite nei campi di concentramento. Per cui abbiamo un fenomeno di violenza che si sviluppa proprio sul confine orientale e che, a seconda delle ondate o meno anche di chi detiene la giurisdizione in quel periodo, determina proprio anche la sorte e la vita di tutte le persone. Ecco, in questo senso dobbiamo tenere presente come le vittime anche senza alcuna colpa, fossero considerate fasciste o italiane o comuniste, diciamo, a seconda un po' della visione ideologica che c'era. Certo. Allora, vi proponiamo un breve filmato, un breve documentario che riassume un po' appunto le varie fasi delle foibe e racconta anche quello che, come dire, come venivano uccisi le vittime. Vediamo. Nel caos successivo all'8 settembre 1943 inizia il primo massacro delle foibe. Centinaia di italiani vengono uccisi e buttati nei buchi neri della Venezia Giulia e dell'Istria.
A volte si tratta di omicidi politici, vendette contro i fascisti. Ma già in questa fase la feroce lotta politica non riesce a nascondere una strage che coinvolge chiunque sia semplicemente italiano. Inizia il secondo massacro delle foibe a Trieste, a Gorizia, nella Venezia Giulia, nell'Istria. Una strage di dimensioni molto più ampie della precedente. Soltanto alla fine del luglio 1945, dopo due mesi di omicidi di massa, gli alleati scoprono ufficialmente la foiba di Basovizza e accertano che la cavità sul fondo è piena di cadaveri. La relazione non riesce a stabilire quanti corpi siano. I militari li quantificano così, centinaia di metri cubi di resti umani. Un rapporto dei servizi segreti spiega che gli italiani possono finire nelle foibe per i più futili motivi, come portare una coccarda tricolore. A morire non sono solo i fascisti. I comunisti di Tito ammazzano anche i comunisti triestini che non si dichiarano entusiasti all'idea di cedere la città alla Jugoslavia. Vengono buttati nelle foibe anche dirigenti del Comitato di Liberazione Nazionale, sacerdoti, donne, carabinieri, operai, minatori e emigrati fin dalla lontana Sardegna per cercare lavoro. Il rapporto descrive il massacro. Gli italiani vengono spogliati e torturati, spesso subiscono il taglio degli organi genitali e anche l'amputazione del naso e delle orecchie per renderli irriconoscibili. A volte una persona viva viene legata col fil di ferro ad un'altra morta e poi buttata così ad agonizzare in fondo alla foiba. Sopra i metri cubi di cadaveri spesso vengono trovati i resti di un cane nero. Lo hanno gettato dentro gli jugoslavi. Secondo una credenza barbara e pagana, deve impedire alle anime dei morti di uscire a tormentare i vivi. Ecco, questo per dare un'idea di quello che è stato Zanoni. È così che succedeva? Sì, è così che succedeva. Anche, diciamo, mutilati per evitare che potessero essere riconosciuti. Beh, tutto quello che viene qui raccontato ha documentazione ovviamente storica di come è successo. C'è un po', diciamo, una incertezza sulle cifre, perché chi arriva a massimizzarle parla di 15.000 persone. Qualcuno invece dice che sono solo poco più di 7.000. Al di là dei numeri, credo che siano le modalità che siano raccapriccianti di quello che è successo. Poi dobbiamo anche ricordare che questo è più un fenomeno legato all'Istria, alla zona, diciamo, Pola, Fiume, là intorno. Abbiamo anche una cartina un po' che non sempre succedeva così, perché laddove, per esempio, nella Dalmazia, verso Zara oppure a Spalato, lì non ci sono state, non c'era possibilità di avere foibe. Ecco, le vediamo nei puntini gialli, qui nella zona di Pola, zona di Fiume, poi andiamo soprattutto appunto a zona di Basovizza, Capodistria, ma anche a Gorizia. Più giù invece Zara non aveva foibe, per cui la foiba di Zara è stato il mare Adriatico, per cui praticamente partivano dalle carceri di Zara dove erano stati messi e andavano verso il largo per poi essere annegati con una pietra al collo come i familiari di Luxardo, oppure come è successo a Spalato, dove c'è tutta una storia molto particolare legata anche ad esponenti del mondo scolastico, del mondo diciamo ministeriale italiano. Lì ci sono state fosse comuni con centinaia di fucilati, ma molti dei quali, prima di essere stati, diciamo, fucilati, veniva anche impressa a fuoco una stella rossa sul petto. Lo zio di mia madre, che era il provveditore degli studi di Spalato, ha avuto questa singolare sorte. E dopo, ovviamente, negli anni successivi, quando si andava a cercare queste cose, non si poteva. Cioè, da una parte c'era l'oblio di chi non riusciva a raccontare, dall'altra parte invece c'era il non poter raccontare, perché le uniche riesumazioni delle foibe che sono documentate sono quelle del 43 e sono alcune del 45, ma ovviamente nella zona dove c'erano gli inglesi che riuscivano a documentare tutto quanto il resto. Lo stesso esodo dal 45 al 47 è documentabile a Pola, perché c'erano gli inglesi, non è documentabile da Fiume. Non ci sono filmati da Fiume, perché lì era la parte sotto il controllo jugoslavo e quindi mai più gli jugoslavi avrebbero lasciato che qualcuno filmasse o qualcuno. Ecco, singolare altra cosa che è successa è che arrivati in Italia
tutte quante queste persone che scappavano o dalla guerra prima o dal 45 in poi, ovviamente dal comunismo che arrivava, venivano identificate, come lo dice anche Cristichi nella canzone, come fascisti e non come italiani. Allora, io vi chiedo scusa se racconto cose strane, a me capita, nonostante l'età non più giovane, di giocare a tennis negli impianti del CUS, dove spesso trovo ragazzi che sono qui come borsisti, come dottorandi di ricerca, e le ottime collaborazioni dell'università con le università croate ci portano ad avere diversi ragazzi croati qui. Ovviamente si parla, si gioca, si scherza. Io ne ho conosciuto un paio di questi e quando vi ho raccontato le origini della mia famiglia, loro dicevano: ah, sono scappati perché italiani. Ora, a me fa piacere dirlo, perché un ragazzo di 26-27 anni che dica questa cosa, pur essendo nato negli anni, un ragazzo che ha 26-27 anni adesso, è nato nel 92, quindi in piena guerra balcanica, e che è dovuto scappare, ricordiamo per esempio Modric, certo, pallone d'oro, che gioca in Germania, però nato a Zara, scappato, diventato campione lì. Un ragazzo che lo dica vuol dire che ha un'informazione che è quasi più corretta di quella che molti italiani hanno di quello che è successo nell'immediato dopoguerra. Botero, l'informazione non c'è stata. Assolutamente no, perché c'era convenienza da ambo le parti, perché anche gli italiani ovviamente hanno fatto le loro, no? E lì c'era una richiesta di, come si dice, di criminali di guerra da ambo le parti, e ha preferito girare il famoso armadio e far finta di niente, insomma, no, per qualche decennio. Io sono dell'avviso che si può perdonare il peccatore ma non il peccato, cioè in una guerra succedono un sacco di cose brutte, non solo quella delle foibe. Noi siamo qua per quelle, ma voglio dire, pensate a quanti ebrei, a quanti russi, a quanti cinesi sono morti in guerra, in che modo, eccetera. Qui c'è un fatto particolare che ci riguarda, perché siamo noi. Quando si parla di italiani della Dalmazia o che per me sono istroveneti, no? Cioè, parliamo della gente che non è andata lì emigrata 20 anni prima, parliamo degli abitanti storici di quelle regioni, perché prima c'era l'Impero di Roma, poi c'è stata la Repubblica di Venezia, qualche intermezzo, ma non sono mai stati, come si dice, croati quei territori o sloveni, che si sappia, insomma, no? E il problema era che alla fine della guerra Tito aveva capito che aveva vinto e aveva deciso, perché non voleva solamente Trieste, per lui il confine più equo, mettendosi d'accordo, era sul Piave più o meno, perché io ho conosciuto della gente che era convinta che si parlasse croato fino a Treviso, insomma. E no, ma non sto scherzando, cioè, prima della guerra ho girato parecchio l'Jugoslavia, poi meno, e la pensavano così alcune persone di una certa età, li avevano fatti convinti. Poi la storia è molto più complessa, perché oltre ai profughi, oltre alle foibe, c'è tutta una storia di, per esempio, gli italiani di Monfalcone che sono andati lì a fare gli operai per aiutare l'economia jugoslava, che poi, siccome erano internazionalisti, comunisti dell'internazionale, li messi in prigione da Tito. Le storie sono tutte terribili. Quel paese lì, che è stato fatto in maniera artificiale nel 1919, che è scoppiato 80 anni dopo, ha vissuto tutto questo periodo qua facendo convivere per compressione delle situazioni diverse e raccontandosi una storia che tante volte non c'era. Una di queste purtroppo ha visto gli istrodalmati protagonisti, perché per fare la pulizia etnica bisognava terrorizzare, e per terrorizzare quanto meglio delle foibe, insomma. Si è taciuto ed è sbagliato. A me ha fatto molto male una cosa, se posso non deviarla. Quando abbiamo fatto questo film, no? Convinti di riproporre una pagina di storia. Il film è Botero, ricordiamolo. Red Land, Rosso Istria, che il nome lo prende dal titolo della tesi di laurea di una dottoranda di Padova, che era Norma Cossetto, che era di istriana, che si stava laureando e aveva una tesi sulla storia dell'Istria, insomma, no? Terra rossa, perché l'Istria c'ha la bauxite, cioè la terra rossa, e che dal punto di vista politico non c'entrava niente con niente. Noi si fa questo film, magari ne parliamo dopo, e ci sono state le polemiche, e mi ha fatto molto male che l'AMPI,
in alcune sezioni avesse sostenuto e sostenga che le foibe sono un'invenzione. Guardate, ci sono due tipi di atteggiamenti che non mi piacciono. Uno, quello dei negazionisti, però sa, qua tra traumatici c'è sempre, ci sono quelli che dicono che la terra è piatta, cioè il terrapiattista lo troviamo sempre, quindi questi qua fra un po' non è successo neanche la seconda guerra mondiale, no? E questi sono relativamente poco pericolosi perché si sa, si capisce che sono semi. Poi ci sono quelli che giustificano, perché anche gli italiani hanno fatto, certo che anche gli italiani hanno fatto, ma non è che perché gli italiani hanno fatto si giustifica quello che fanno gli altri. Se guardate che se uno va a rubare in banca, non è che giustifica a me andare a rubare su che altra banca, dice ma lui roba prima, no? Cioè, i tedeschi e i nonni di quelli che ci sono adesso hanno fatto milioni di morti, non è che possiamo andare in Germania a fare altrettanto per giustificare la cosa. Cioè, una cosa fatta male. Se ne faccio un'altra, non faccio una cosa fatta bene, faccio due cose fatte male, non so se mi spiego. E questa roba qui bisogna capirla, cioè qualsiasi cosa sia successa prima o dopo non giustifica le foibe, non giustifica questo terrorismo. Poi è bruttissimo perché in quell'epoca lì le persone hanno sofferto non per cose che hanno fatto, giuste o ingiuste, o per una posizione politica che avessero preso che magari portava a certe conseguenze. La gente ha sofferto per essere russa, per essere ebrea, per essere zingari, per essere, non per fare, non so se mi spiego. E quelli hanno sofferto per essere, perché non erano filo titini, più che filo slavi, perché hanno messo dentro anche gli slavi, non è che uno ci ha scritto qui io sono italiano, io sono slavo. E hanno messo dentro queste persone sulle foibe, facendo una morte orribile. E noi, dicevo tempo fa, con il film abbiamo tolto il cane nero, le anime sono uscite e adesso bisogna parlarne. Cioè il fatto è successo ed è giusto esaminarlo, esaminarlo, mica per vendicarsi, mica con astio, perché è un fatto storico e che chi non conosce la propria storia ripete gli errori, no? Cioè, quindi bisogna saperlo. Il film è stato fatto quanto più possibile aderente alla storia. Qualcuno dice che è pesante, no? La parte finale nella quale si vede che buttano nella foiba qualche persona e si vede un minuto e mezzo che c'è lo stupro, no? Della Norma Cossetto. Beh, la Norma Cossetto fu stuprata da 17 persone e durò 3 giorni. E le persone che andavano sulle foibe, quelli più fortunati morivano subito. Qualcuno è morto dopo giorni e giorni e giorni. Certo, perché appunto ricordiamo che era questa Ma metodologia. quali sono le cause vere di questa situazione? Intanto parliamo ai nostri telespettatori che magari più giovani non conoscono, le foibe sono delle cavità naturali che sono tipicamente istriane e che esistono da tempo indeterminato. E sono state utilizzate per buttare la gente dentro e ammazzarla. Venivano anche talvolta ammazzati prima, quindi venivano messi sul bordo della foiba e con la mitragliatrice venivano uccisi e quindi cadevano naturalmente. Poi c'erano quelli più, diciamo, che legavano, come è stato detto, vivi e morti, li buttavano giù e se ne salvarono due. Di tutti quelli che noi conosciamo erano due ragazzi che cadendo in una foiba molto profonda però finirono su una specie di stagno e non si fecero molto male, quindi riuscirono poi a essere recuperati e quindi sopravvissero, credo che ce ne sia ancora uno di vivo e naturalmente l'altro è morto ormai da tempo. Ma quali sono i motivi scatenanti di questa guerra? Diciamo che la seconda guerra mondiale è stata la peggiore guerra per quantità di morti della storia dell'umanità. E per l'ennesima volta vorrei smentire quelli che dicono che noi portiamo la civiltà come europei e noi l'abbiamo creata questa guerra di tutto punto e l'abbiamo portata agli estremi. Giustamente, come diceva Botero, non si può giustificare un orrore di questo genere. Però, se riusciamo a capire una scheggia di quello che è successo in questi territori, che poi si è risviluppato successivamente, quindi negli anni 90 e in questo secondo millennio, questo terzo millennio, tutta questa
rivoluzione che c'è stata, questo odio che si è scatenato nei Balcani, è un odio represso che esisteva già prima e nasceva dalla seconda, dalla prima, ma soprattutto dalla seconda guerra mondiale. Bisogna ricordare che soprattutto in questa zona balcanica ci fu una guerra di religione molto molto importante, purtroppo. E fu una guerra tra cristiani romani, quindi Chiesa Cattolica Romana, e cristiani ortodossi. E siccome gli ortodossi erano dalla parte dei russi, naturalmente furono le vittime maggiori di questo massacro. Allora io credo che le foibe, quello che noi sappiamo delle foibe è gran poco. 15.000 forse è una cosa ottimistica, è molto di più, perché poi quelli che buttavano nelle fosse erano gran pochi, la maggior parte o li seppellivano o li buttavano in mare, come è stato detto, e quindi sono molto molto di più. Ma ricordiamo che in Croazia il genocidio dei cristiani ortodossi superò il milione, questo secondo le relazioni delle SS che controllavano questo genocidio. E c'era un capo degli Ustascia, era un francescano, e il capo di tutto il movimento degli Ustascia era Ante Pavelic e il cardinale Stepinac, che alla fine della guerra però, nonostante tutte le eventuali colpe che gli si potevano caricare sulle spalle, fu processato, ma non fu condannato a morte, fu messo in carcere per forse un anno, poi lasciato libero perché Tito in quel momento non aveva nessuna intenzione di inimicarsi la Chiesa Cattolica, voleva mettere una pietra sopra su tutte queste cose. Quanto fosse responsabile Tito delle foibe non lo so, ma certamente in quel momento non c'era quella Jugoslavia che poi si creò successivamente, quindi non c'era una compattezza. C'erano sicuramente capi partigiani che si vendicavano alla grande, e non solo tra italiani e jugoslavi, ma addirittura tra stessi partigiani, perché abbiamo dei regolamenti di conti tra movimenti partigiani, e qui dopo il 48 si divide la tendenza, l'ideologia di sinistra si divide perché ci sono quelli che sono legati a Stalin e quelli invece che rimangono legati a Tito, perché Stalin stava preparando un colpo di Stato nel 48, e ad avvisare di questo colpo di Stato ci penseranno gli americani e gli inglesi, e quindi riuscirà a mantenere il suo potere e uscirà da quello che è il blocco sovietico. E naturalmente questo aiutò anche noi italiani, perché un patto di transizione concesse finalmente all'Italia di avere Trieste e quantomeno un pezzo di Gorizia, che altrimenti i jugoslavi si sarebbero presi abbondantemente. Ecco, questo avviene poi nel 54, che Trieste viene considerata libera e poi successivamente annessa all'Italia. Ma ecco, io vorrei chiedere se qualcuno mi aiuta a capire quali sono le cause poi contingenti di questi fenomeni. Ma guardi, cosa dice? Uno scrittore scomparso da poco, Predrag Matvejevic, non so come si pronunci, comunque, che è un intellettuale molto esperto su questi temi proprio del confine orientale, ha detto che in riferimento al giorno del ricordo sarebbe da definire il giorno dei ricordi, perché sono tanti i tasselli che vanno recuperati di questa storia. Concentrarsi solo sul biennio tragico è riduttivo, e quindi è necessario, come è stato en passant ricordato, è necessario allargare l'orizzonte storico, recuperando anche, da quando la Jugoslavia ha cominciato a esistere, dal 1919 in poi, cos'è stato il fascismo di confine, cos'è stato
una forzata italianizzazione di quelle terre, dove venivano imposti i nomi italiani, venivano imposti la lingua italiana, e se non si parlava si finiva veramente o in carcere o in qualche maniera si veniva penalizzati. Quindi questo fascismo di confine è già un primo elemento di incubazione, se vogliamo, che scatena violenza, ma che scatena risentimento e rancore. Quando le parti si invertiranno, abbiamo questa esplosione. Dobbiamo considerare che la crudeltà in questo periodo tocca il sismografo della crudeltà tocca vette altissime, proprio per la brutalità con cui abbiamo sentito come avvenivano le sparizioni. Per quanto riguarda invece sui numeri, che è interessante anche capire i numeri, quanti, ormai la stereografia, che già ha esplorato quello che era possibile esplorare, e ha, diciamo, soffermato la sua analisi dai 12-15 mila indicativamente. E una ricognizione numerica definitiva è ormai impossibile farla. Per quale motivo? Perché le stesse inghiottitoi, le foibe stesse, una volta utilizzate, o venivano coperte o venivano, diciamo, riempite di bombe, fatte esplodere, per cui è impossibile proprio dal punto di vista materiale fare un tipo di ricognizione, sapendo che ne abbiamo più di 200-300 o 400 di foibe. Noi ne conosciamo una dozzina da sì e no, quindi alcune sono proprio impossibili da recuperare in questo senso. E poi un'altra cosa che diventa altrettanto difficile è che i municipi, i comuni delle varie città coinvolte nelle foibe hanno fatto sparire tutta la documentazione possibile a riguardo, per cui in questo senso una ricognizione è veramente difficile. Piuttosto, quello che va tenuto presente sul piano storico sarebbe l'ABC di chi fa storia, ma ahimè ci si perde anche nell'ABC, non riusciamo a farla. Un conto è il negazionismo, che va bandito sempre perché è solo beceraggine, a mio avviso, perché negare l'evidenza vuol dire proprio non fare i conti neanche con gli strumenti materiali che la storia ti mette a disposizione. Un conto è il negazionismo, un conto è il revisionismo, cioè rivedere se ci sono nuovi documenti, si può approdare a conclusioni diverse. Un conto è il negazionismo, che ama solo invalidare una conoscenza storica che ormai è riconosciuta proprio dagli ritrovamenti materiali, certo. In questo senso. Invece allargherei meglio la riflessione che ha fatto anche il professor Case per quanto riguarda la componente religiosa. Direi che preminente in quel contesto è il conflitto etnico. Il conflitto etnico è determinante, questa tensione di valorizzare la propria identità, questo nazionalismo spinto, poi si ammanta anche di questa, diciamo, di questa componente di carattere religioso, ma come abbiamo visto e come lei ha detto, ciò che accade in quegli anni 30 e 40 e che accade brutalmente in quell'epilogo che conosciamo dal maggio del 45, giugno del 45, quindi 45 giorni, poi con i vari trattati che favoriscono purtroppo l'esodo della presenza italiana autoctona, attenzione, era una presenza italiana autoctona che lì era sempre rimasta, non aveva invaso. Ecco, tutto questo, diciamo, arriverà a esplodere nuovamente negli anni 90, segno che quella federazione che Tito aveva previsto ma mai aveva concesso determinerà poi di nuovo l'esplosione che abbiamo visto negli anni 92-95. Todeschi di Premula, cosa possiamo aggiungere a questo? O se ha qualche considerazione da fare? Sì, professor Zanella, sono corrette. Sicuramente c'è stato un fascismo, il cosiddetto fascismo di confine, che ha creato, fomentato tensioni nel versante orientale dell'Adriatico. Però abbiamo detto più volte oggi che le popolazioni italiane o istrovenete sono autoctone di quelle zone. Dobbiamo interrogarci, secondo me, sul momento, sulle cause in cui nasce il conflitto, perché in realtà storicamente la costa dell'Istria e della Dalmazia è stata popolata da popolazioni istrovenete che occupavano appunto la fascia costiera, commerciavano, navigavano, e nell'entroterra invece c'erano villaggi dediti soprattutto all'attività agricola in cui
la componente slava era maggioritaria, perché diciamo nei secoli ci sono state migrazioni che arrivavano a Oriente. Queste due componenti etniche sotto la Repubblica di Venezia convivevano tra di loro, c'era una certa armonia, un rispetto reciproco. Quando è che si rompe, quando è che si crea la rottura? La rottura inizia a crearsi verso la fine dell'Ottocento, sotto l'impero austro-ungarico, in virtù dell'irredentismo e di quei moti nazionalistici che spingono le varie popolazioni a cercare di unirsi con i propri connazionali, con cittadini, e che inducono anche l'Austria nel tentativo di evitare una perdita di potere o comunque delle possibili crepe al potere dell'impero austro-ungarico, inducono in qualche modo a fomentare un conflitto etnico, a seconda dei casi a privilegiare nelle amministrazioni pubbliche la componente italiana e poi la componente slava, e iniziano in qualche modo a creare le basi di quel conflitto etnico che poi sfocerà nel 1900. Non dimentichiamoci che la marcia su Roma è del 22, eppure già nel 18-19 ci sono alcune avvisaglie della situazione che si verrà a creare dopo. Quindi il fascismo di confine è una fase tragica che non va assolutamente dimenticata. Non è però, a mio avviso, la causa immediata di quello che si è verificato dopo, non è la causa immediata di tutti gli scontri che in realtà covavano da tempo e avevano radici più remote. Certo. Allora, ma adesso... questo genera un altro fenomeno dopo la guerra, quindi genera una migrazione di persone, e questo fenomeno è un fenomeno altrettanto strano, cioè non è soltanto una migrazione perché gli slavi non vogliono più gli italiani, ma sono anche gli italiani che non vogliono più gli italiani. E allora chi mi può dare una risposta su questo fenomeno di rifiuto degli italiani rispetto ad altri che devono andare via da quei territori? Prego. Beh, io credo che ci siano due cose contemporaneamente da considerare. Allora, la prima, non saprei dare definizioni. Recentemente ho visto una mostra al Centro San Gaetano dove c'erano delle immagini dell'Istituto Luce su Padova durante il fascismo. Lo stesso Istituto Luce ha girato un sacco di immagini su tutta la costa dalmata, e le adunate oceaniche del Prato della Valle o quelle di Riva Nuova a Zara o quelle fatte a Fiume mi pare si corrispondessero sia come densità di popolazione che andava a manifestare e tutto quanto il resto. Quindi direi che non è, si può dire che lì fossero più fascisti e qui meno fascisti. Sicuramente il fascismo di confine è una cosa che ha coinvolto determinate persone, non va dimenticata, però a guerra persa credo che a questo punto tutti quanti hanno ritenuto più opportuno e più di loro salvaguardia venire in Italia. Allora, ci sono dei documenti storici in cui Gilas, che era braccio destro di Tito, dice: io e Cardelli fummo incaricati da Tito di arrivare nel 45 e far piazza pulita degli italiani. Però ammazzarli tutti, con comunque gli inglesi che erano lì che guardavano, era assolutamente difficile e improponibile. Allora si creano tutta una serie di presupposti che poi saranno gli stessi del 92, del 93 che abbiamo visto con la guerra balcanica, per fare una pulizia etnica. Allora, si parla tanto delle stragi impunite nel secolo scorso, però la strage di Vergarolla, che è del 47, ammazza più di 100 persone in spiaggia a Pola, finché c'era una manifestazione natatoria, e lì c'erano 35-40 mine che erano state private dei detonatori ma lasciate lì con l'esplosivo che ovviamente da solo non poteva innescarsi, e improvvisamente scoppiano e fanno il disastro che fanno. E persone messe sotto a questo tipo di pressione preferiscono prendere e venire in Italia, con un'espressione abbastanza felice quando Ottavio Missoni, ovviamente lo stilista ma anche il campione di atletica, chiedevano, lui rispondeva sempre in dialetto dalmato, gli ha chiesto a un giornalista di Repubblica, a uno dei raduni, e dice: perché sei venuto via, dice, dalla Zara e dalla Dalmazia? Missoni rispose, dice: non so mica che sono venuto via, è l'Italia che si è venuto via da me.
certo. E questo dà una grande spiegazione per cui, per rimanere italiano, come tra l'altro questo bel libro che si trova in edicola, che insieme col Corriere, che italiani, italiani due volte, ci si lo tenga pure di Dino Messina, a favore di telecamere, che così la regia lo può inquadrare. E questo dice: una volta italiani per nascita, la seconda volta italiani per scelta. Allora, questi italiani, in modo più o meno avventuroso, arrivano dalla Dalmazia, dall'Istria, e arrivano in Italia e si trovano ovviamente in mezzo a un bailamme di tipo, allora sicuramente l'Italia era l'Italia della ricostruzione, era l'Italia che era uscita da una guerra civile, era l'Italia degli schieramenti di Don Camillo e di Peppone, però si va a vedere più da dove vengono e non si va a vedere chi sono. Cioè, se venite via dal Jugoslavia, dove c'è la patria del comunismo e tutto quanto il resto, vuol dire che non siete comunisti, se non siete comunisti siete fascisti. E in realtà c'è un sacco di famiglie che non sono venute via là perché erano fasciste, erano semplicemente italiani, volevano salvare la pelle, i figli e la famiglia, perdendo tutto quello che avevano dalla parte di là, perché certo. Dico, c'è gente che è venuta via con la camicia da notte e le pantofole e c'è sì, chi... Però c'è una cosa particolare in questa fuga: intanto sono costretti a scappare, perché chiaramente se rimangono là rischiano molto e quindi la carneficina sarebbe continuata. Ma c'è un altro aspetto, che abbandonando le case e i possedimenti, io ho conosciuto gente che aveva fabbriche di mattoni, per esempio a Gorizia, e che ha dovuto abbandonare questa fabbrica, sono stati incamerati, d'accordo col governo italiano, quindi parliamo del governo De Gasperi, sono stati d'accordo con il governo De Gasperi e Tito, i beni venivano lasciati là perché era un rimborso dei danni di guerra che l'Italia aveva fatto. Sì, corretto. Quando vennero in Italia, però non furono risarciti e tuttora oggi non sono risarciti, se non si parla del 3-5% nemmeno di quello che hanno lasciato là. E quindi l'Italia prese in giro questa gente, ma attenzione, non parliamo di partiti, perché uno dei partiti che era contrario a questi migranti era proprio il Partito Comunista, che alcuni interpretavano allora siete fascisti, che potevano esserlo, ma anche no, ma diciamo che l'Italia, come giustamente diceva lei, a Padova c'è stato in Prato della Valle, hanno riempito di persone vestite di nero che alzavano il braccio e finita la guerra non ce n'era più uno, insomma, quindi sappiamo come vanno le cose, quello che è successo poi in Germania, tutti i nazisti, nessuno nazista. Allora bisogna capire perché il governo non è stato, ma poi sono stati messi in campo di, chiamiamoli, concentramento, campo profughi, in campo profughi, in condizioni, ma addirittura i campi profughi venivano fatti in Sardegna e allora ancora la Sardegna non aveva la Costa Azzurra. Certo, noi abbiamo preparato, vi proponiamo un breve servizio proprio che racconta l'esodo da Pola, ascoltiamolo. Porta Aurea si chiama l'arco romano di quella Pola che già nella geografia di Dante chiudeva l'Italia e ne bagnava i termini. Le conseguenze di una guerra che non dovevamo fare ci hanno tolto Pola. Alla vigilia dell'applicazione del diktat, l'esodo dei polesani è una triste pagina di questo dopoguerra. Si esumano anche i morti dal cimitero. I marinai del sommergibile F-14, la salma di Nazario Sauro. Fortune distrutte, case arredate dal lavoro di generazioni e tutto finisce in poche masserizie su un moto peschereccio. Venezia. Il grosso dell'esodo giunge a bordo del Toscana. Sono 2400, ricchi e poveri, vecchi e giovani, venuti in patria con una dignitosa tristezza di esuli. Piove, la giornata è triste. Non è tempo di cerimonie. L'Italia per accogliere questi figli non ha che il suo cuore materno. Ma se c'è lavoro per noi, fratelli polesani, ce ne sarà anche per voi. Se c'è pane per noi, sia pure poco, ce ne sarà anche per voi. Il vostro accoramento è anche il nostro. Con voi guardiamo di là dall'Adriatico, a Pola, dove a ricordare l'Italia non sono rimasti che i monumenti. E sempre più auguriamo vicino il giorno in cui voi, polesani,
potrete con animo sereno tornare alla vostra città. Beh, ecco, Bottero, qua si auspica una cosa che poi non succede, e anche, diciamo, l'accoglienza degli italiani, come abbiamo appena detto, non è stata così... È stata bruttissima, difatti molti poi sono, molte comunità, diciamo, istrodalmate sono in Australia o in altri paesi, insomma, non sono stati trattenuti. Capisco che l'Italia a quell'epoca, come si dice, non era in grado di fare magari tanto dal punto di vista economico, però non ci fu neanche molta comprensione umana. Io cioè, mi vengono un po' di flash in questa cosa qua, perché una cosa che diceva giustamente il professor Casa prima, guardiamo, no, all'ingrosso, cioè questo dramma si svolge all'interno del grande dramma della Seconda Guerra Mondiale, con cose che in tutta l'Europa hanno fatto anche ben peggio, no? Una delle cose strane di quel paese lì della Jugoslavia è che gli italiani che l'hanno invaso hanno fatto un tot di morti, i tedeschi che sono arrivati dopo ne hanno fatti di più, ma tra di loro 10 volte di più. Cioè la gran parte dei morti durante l'occupazione nazifascista della Jugoslavia l'hanno fatta tra cetnici e ustascia. C'è una pagina terribile di insomma, la parte era testimone oculare al regalo di compleanno che fecero al capo degli ustascia, che ha nominato il professore Ante Pavelic, che compiva gli anni, i suoi collaboratori pensavano cosa gli regaliamo, insomma, no? Dato il periodo, insomma, gli hanno regalato 2 secchi di occhi di serbi, cioè questa è storia, e voi capite che l'ambiente non era... E poi un'altra cosa, è vero, bisogna farsi sempre delle domande, no? per avere delle risposte. Io ero convinto di conoscere la situazione, diciamo, della ex Jugoslavia, perché per motivi di lavoro praticavo persone dal nord, dal centro, dal sud, insomma, e non persone, la gente che lavorava in televisione, nelle comunicazioni, e non ho mai capito proprio il motivo per cui hanno fatto la guerra. Poi l'ho studiata, ho vissuto delle cose, ma proprio il motivo non è mai riuscito a... gli odi, perché c'era una collega ingegnere che, serba di origine, lavorava alla televisione di Zagabria, e una mattina mi ha telefonato, scappa via, disse: non andare in ufficio perché ti aspettano. I suoi colleghi l'aspettavano per dargli una coltellata, e lei è scappata con la borsetta e tacchi a spillo, come era messa, via, come si dice, Slovenia, venuta in Italia, e poi l'abbiamo aiutata a rientrare via nave, no? Questo odio dei colleghi, cioè, voglio dire, perché uno non se l'aspetta. Qui da noi, se c'è qualcosa che succede così, magari i colleghi sono quelli che ti aiutano piuttosto, no? Invece questi odi etnici che riemergono ogni tanto, io sono andato a studiarmeli anche, per esempio, nella Bosnia, no? Tutta la storia della tassa di sangue, cioè questi popoli sono stati sottomessi a una durissima dominazione da parte dei turchi, che non scherzavano mica, e ogni tot anni passavano a prendere il 20% dei bambini, no, di 12 anni, le ragazzine negli harem, i ragazzini diventavano soldati e venivano islamizzati. Cioè questa storia, queste violenze che continuano ancora, pensate che una cosa che io non riuscivo a capire era che i serbi erano ancora arrabbiati per via della battaglia di Kosovo Polje, che nel 1367 hanno perso contro gli albanesi. Ora, io non so i miei antenati nel 1367 se erano pro o contro i vostri, no, ma non me ne può fregare niente. Cioè, invece lì nel 1367, capisci? Cioè, sì, 1367. È la strumentalizzazione, sì, della storia e della narrazione. Sì. Chiaramente tu puoi creare degli odi che durano millenni. E poi invece raccontare le cose in una maniera più tranquilla di questo mondo e giovartene di un ricordo che può essere anche questo, terribile come fatto, ma può insegnare che
se si va avanti così non si va da nessuna parte, e quindi bisogna che queste cose, e l'Europa che abbiamo fatto e che cerchiamo di fare, deve avere questo senso. Poi con i pro e i contro, perché chiaramente le cose non sono mai perfette, bisogna perfezionarle. Ma ecco, sulla narrazione che tu dicevi prima degli occhi, appunto, e sono, cioè, vengono scritti perché il testimonio oculare è Curzio Malaparte, che è un grande giornalista del Corriere della Sera e che è ospite proprio di Ante Pavelic, e quando viene invitato trova sulla sua scrivania questa cesta e non riesce a capire, e dice: mi sembravano delle ostriche. E nel frattempo arriva l'ambasciatore italiano e guarda Curzio Malaparte, che è un po' così, stanno chiacchierando, ogni tanto butta l'occhio, e si rivolge al dittatore e dice: vedi che non capisce che cos'è. E allora, per aiutarlo a vedere, tirano su questo sacco che copriva l'apertura e vede che appunto sono occhi che venivano tolti, strappati con un cucchiaio, alle persone vive, peraltro non morte, e poi sappiamo come andava a finire. Questo ma ricordiamoci che Ante Pavelic viene allevato in Italia e soprattutto nei conventi della Toscana, e gli hanno insegnato tutto, e viene finanziato prima da Mussolini, che si ferma a un certo punto, ma poi quando arriva Hitler e invade la Jugoslavia, allora lo inciterà al punto tale che farà il colpo di Stato, il partito dei contadini, prenderà il potere. Ma ecco, la spiegazione che io trovo in tutte queste cose è una spiegazione purtroppo abbastanza meschina, cioè facevano queste cose per rubare. Quando ci sono 2 milioni, in Croazia ci sono 6 milioni di abitanti, 4 milioni sono cristiani cattolici e 2 milioni sono ortodossi. Il milione che viene fatto fuori è gente che sta bene e che viene depredata. Gli altri li portavano su le piazze e dovevano alzare la mano per essere tutti battezzati, perché dovevano esprimere la loro volontà di essere battezzati. E perché erano poveri, e si salvavano. Questo è a un certo punto le SS, che questi li massacravano con il famoso brittola, no? Quel coltello fatto curvo, che Solingen feste soldi, la famosa ditta che faceva coltelli in Germania, fece un sacco di soldi perché ne produsse circa 1 milione. I tedeschi dissero basta, perché trovavano morti per la strada, per i fossi, e quindi l'Italia dice: ci pensiamo noi, perché i tedeschi quando fanno le cose le fanno bene. Sì. Caricavano sui famosi vagoni, li portavano a Auschwitz o da qualche altra parte, e quindi non facevano tutte quelle cose che invece venivano fatte. Ma quando questi scappano e si rifugiano dietro le linee italiane, Mussolini interviene e dice: dovete farli fuori. E allora il generale, non ricordo in questo momento il nome, dice: ma io non ho avuto un mandato di questo genere, io devo fare la guerra, non fare una strage, e quindi si rifiuta. Ma comunque anche gli italiani hanno partecipato in parte a queste cose. E questa è uno dei tanti quadri della seconda guerra mondiale dei Balcani, quella seconda guerra mondiale che Tito ha troncato, che però è rimasta nella memoria e nell'odio della gente, ed è finita poi con l'ultimo conflitto dei Balcani, che è quello degli anni 90 e del 2000. Speriamo che sia quello definitivo. Non credo che sia finita, perché a quello che ne so io ancora adesso non arrivano gli estremi, però non c'è una pacificazione tra le varie correnti. Basta guardare i confini che ci sono in Bosnia, tra le varie repubbliche, cioè, non stanno in piedi.
Certo, io volevo tornare ancora, per, visto che il tempo passa veloce, tornare alla questione degli esuli. Ricordiamo che sono stati 300.000, no? Tra i 250 e i 300.000 gli italiani che lasciano l'Istria, la Dalmazia e lasciano tutto quanto. Ad esempio, ecco, Todeschini Premuda, voi che avete la memoria, no? Diciamo, avete avuto la memoria da parte, immagino, dei genitori o dei parenti, ecco, cosa veniva raccontato, cosa viene raccontato? Cosa veniva raccontato? Diciamo che anche nelle famiglie degli esuli per lungo tempo non si è parlato affatto, di certo non si è parlato volentieri di quanto era accaduto. Come aveva anticipato, la maggior parte delle persone, la stragrande maggioranza delle persone, più di 300.000 che hanno abbandonato l'Istria, Fiume e Dalmazia, sono venute via con poco niente, una valigia di cartone, una camicia da notte, a volte con il lascia passare, avendo esercitato l'opzione per la cittadinanza italiana e quindi con l'autorizzazione delle autorità titine a espatriare, ma altre volte di notte varcando clandestinamente la frontiera e non potendo portare con sé nulla, perché appunto tutti i beni delle popolazioni istrovenete dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia sono stati, per accordo tra lo Stato italiano e lo Stato jugoslavo, nazionalizzati e assegnati alla Jugoslavia come danni di guerra. La parte della mia famiglia è originaria di Lussin Piccolo, che è un'isola del Quarnaro. Mia nonna era qui a studiare nel 43, studiava chimica all'Università di Padova e non è più tornata indietro se non a distanza di decenni, e la sua famiglia, il resto della sua famiglia è scappata. Suo papà non era iscritto al partito fascista, non ricopriva incarichi pubblici, era un comandante di navi, eppure non appena i titini sono arrivati a Lussin Piccolo era tra le persone ricercate, perché comunque di nazionalità italiana. E quindi l'esodo degli istriani, i fiumani dalmati, è pieno di queste storie. La nostra presidente onoraria Italia Giacca racconta sempre di quando ha dovuto all'età di 6 anni abbandonare il suo paese natale, tale Stridone, che è un piccolo paese in centro all'Istria, e ha dovuto scappare con sua mamma e una sorella, una valigia di cartone, ma lasciando a Stridone il proprio nonno, il suo nonno che non se la sentiva di affrontare il viaggio verso l'Italia. E quindi la storia dell'esodo è una storia anche di lacerazione di famiglie, gente che ha dovuto abbandonare non solo beni materiali ma anche e soprattutto affetti che magari non ha più rivisto per tanti anni, arrivando in Italia e venendosi, come abbiamo detto prima, il più delle volte additata come fascista, quando sicuramente, come nel resto d'Italia, c'erano alcune persone fasciste, ma né più né meno che a Padova, a Roma, a Milano, a Venezia, la gran parte di queste persone era semplicemente gente che lavorava, viveva e che aveva quale unica colpa quella di essere italiano e di non voler farsi assimilare dai titini e abbracciare l'ideologia comunista portata avanti da Tito. Mi sia consentito un'ultima riflessione in senso positivo, nel senso che abbiamo parlato di tragedie, di lutti, e non vanno dimenticati. Mi piace però anche vedere gli aspetti positivi, cioè il fatto che oggi siamo qui, ma anche in molte altre realtà si comincia a parlare liberamente di quanto è accaduto, e anche ci sono numerose comunità di italiani, i discendenti di chi è rimasto comunque per scelta o perché costretto al di là dell'Adriatico dopo la guerra, che con la caduta del regime jugoslavo e la nascita degli stati nazionali, con alterne fortune, comunque sta riacquistando consapevolezza della propria identità, e quindi ci sono molte comunità di italiani sparse lungo la costa istriana che in qualche modo consentono di salvaguardare la cultura, certo, istroveneta italiana. Certo, che mantengono i contatti anche con la comunità italiana. Zanoni, invece, quella che è la sua storia, invece, la storia della sua famiglia. Allora, la storia della mia famiglia: la mia madre è venuta via da Zara nel dicembre del 1943, aveva 17 anni. Io vorrei qui ricordare, c'è anche un libro che, chiedo scusa se lo mostro, è poco conosciuto, però vale la pena che sia mostrato. E Zara, vorrei ricordare, che è la città più bombardata d'Italia, perché ha subito 54 bombardamenti,
tra l'8 settembre del 1943 e la fine della guerra. Ovviamente i messaggi che partivano da Tito verso la quinta armata inglese o la US Air Force diceva bombardate Zara perché è una città fortemente militarizzata. In realtà c'era la distilleria dei Luxardo, il vaporetto che andava avanti e indietro con l'isola di Ulyan, e poc'altro, non c'erano né fabbriche, ecco. Ovviamente di fronte a bombardamenti di questo tipo, per i quali, se mi consentite un inciso, che però ovviamente va ricordato perché è una delle tante mancanze che la Repubblica Italiana ha fatto nei confronti degli esuli, c'è una medaglia d'oro concessa dal presidente Ciampi alla città di Zara. La medaglia d'oro c'è la sua motivazione, c'è tutto quanto pronto, ma non è mai stata consegnata. E gli dalmati italiani nel mondo, la Federesuli, per bocca dei loro presidenti, continuano a dire che venga fatta perlomeno una consegna da parte del Presidente della Repubblica, perché non si è mai visto una medaglia d'oro che venga concessa ma non venga consegnata. Consegnata a Tito, una medaglia, un riconoscimento. Ecco, allora si disse, perché nel 2001 i due paesi erano amici, non si voleva turbare ovviamente i buoni rapporti. Io spero che in un prossimo futuro si vada oltre a questo. Dico, nel dicembre del 1943 mia mamma scappa da Zara, mi ha sempre raccontato, finché ero piccolo, di scene che ha visto in seguito ai bombardamenti. A Zara vengono bombardati, ovviamente una città, il centro storico sarà grande 3 chilometri quadrati forse, per cui viene praticamente distrutto il 50-60% dei caseggiati, vengono colpiti dei rifugi. Mia mamma mi raccontava, abitava nel parco di Zara, e di aver aperto le finestre e di aver visto i risultati di quello che era stato un bombardamento di una scuola dell'infanzia, per cui pezzi di bambini che pendevano dagli alberi. Arrivata qua è riparata prima a Trieste, poi a Venezia, e smistata poi in un paesino della Valsugana, dove ovviamente insieme ad altre famiglie hanno ricominciato a... Si è creata una vita. Ecco, quello che è singolare, che io continuo, ho anche un po' di carte a casa tirate fuori faticosamente dai vari cassetti, ritornando a quello che il professor Kasen diceva prima, chi poi ha avuto l'opzione di rimanere in Italia è stato indennizzato. Io ho trovato delle carte e nel 1947-48 mio nonno, che era impiegato comunale, ha preso l'equivalente, credo, di 300.000 lire, e che erano praticamente l'equivalente di 8 mensilità del suo stipendio. Quello è stato tutto quello che è stato dato a lui, alla sua famiglia, moglie e 4 figli, per quello che avevano perso. Sicuramente gli è stato dato un impiego qui, e più o meno in queste condizioni qua sono stati messi tutti quanti quelli che sono arrivati profughi. Tutti i beni dei profughi che ovviamente avevano lasciato lì in Dalmazia e in Istria sono stati confiscati e considerati da Tito come danni di guerra, per cui l'Italia non ha pagato dei danni di guerra alla Jugoslavia. Gli abbiamo lasciato un paio di navi, il relitto del transatlantico Rex che era stato bombardato fuori Polo, fuori fiume, e gli abbiamo lasciato un po' di cose, poi gli ho detto pagatevi con quello che noi vi lasciamo. Tito ovviamente, che non era una persona ovviamente da prendere sotto gamba, ha subito fatto una legge per vietare agli italiani di ricomperarsi i beni. C'è riuscito qualcuno, però c'è riuscito qualcuno di quelli che erano immigrati in Australia, oppure che erano immigrati in Argentina, oppure che erano immigrati in Brasile, perché diventati cittadini brasiliani aggiravano l'ostacolo. Qualche italiano è riuscito faticosamente a comperarselo perché aveva prestanome, qualcuno che gli ha fatto, ma quando poi riuscì a ricomperare i suoi beni, lo Stato italiano glieli tassò al 35% perché beni posseduti all'estero, quindi qui al danno si aggiunge anche la beffa. E le beffe amministrative poi continuano nei confronti dei profughi, con tutta una serie di cose fatte all'italiana, di leggine, leggette, eccetera. Allora io racconto, sorridendo, cosa è successo a mia madre, che è venuta via da Zara, poi finito le magistrali qui in Italia diventando maestra, ha vinto un concorso nel quale gli hanno messo come riserva di essere profuga,
E ovviamente ha cominciato a insegnare, a fare la maestra di scuola elementare, poi sposò mio padre, che era italiano, quasi lei invece fosse, so, apolide o qualcos'altro. E il fatto di sposare mio padre, che era italiano, le tolse la qualifica di profuga, era diventata italiana. E quindi non ebbe più quei benefici di carattere amministrativo o qualcos'altro che le consentirono di insegnare vicino a casa, di avere progressioni stipendiali o qualcos'altro. Suo fratello, che ha fatto carriera in Marina, invece, ha sposato una signora delle parti di Treviso, di Castelfranco, che mai ha visto la Jugoslavia in vita sua, manco la Dalmazia, però è diventata profuga lei, e pure mie cugine, che hanno più o meno la mia età, e tutte e due hanno vinto, credo, dei concorsi di qualcosa, ancora grazie alla qualifica di profuga. Al loro status. E certo. Queste sono le cose che ovviamente facciamo in Italia, cioè lei diceva prima, i tedeschi se le cose le fanno bene, noi italiani le facciamo alla carlona. Certo. Senza però considerare che questo farlo in questo modo disordinato, episodico, eccetera, fa male alle persone. Certo. Zanella. Ma scusa, volevo aggiungere una cosa su Zara. Zara era veneziana, perché Zara viene riconquistata, quindi era già veneziana, ma poi il re di Bulgaria se ne impossessa, e nella quarta crociata, quindi siamo attorno al 1203, i veneziani, che devono portare a Gerusalemme i francesi della quarta crociata, siccome non hanno abbastanza soldi, no, piastre d'argento, perché si erano ripromessi di darne 120.000, poi arrivano con 30.000, e quindi allora i veneziani dice: beh, ci fermiamo un attimo a Zara, riconquistiamo Zara e poi proseguiamo. Non arrivarono mai a Gerusalemme, arrivarono a Costantinopoli e fecero quello che dovevano fare, 1204. Cioè sulla disfatta di la prima disfatta di Costantinopoli, prima che arrivasse poi il grande sultano, no? Che è Mohammed II. Zara era abitata, tenuta dai veneziani ed era importante, era un punto strategico. Quando si andava verso Oriente sicuramente le navi si fermavano a Zara e i veneziani popolavano Zara. Quindi ricordiamo che non erano soltanto italiani che non si erano trasferiti, immigrati col fascismo piuttosto che immigrati perché avevano bisogno di lavorare, ma erano italiani anche autoctoni, perché da generazioni, da decine, centinaia di generazioni, vivevano in quella zona. Ecco, un'ultima cosa col professor Zanella, volevo... Sì. Io ho una domanda specifica, perché noi stasera abbiamo raccontato quello che è successo, come è successo, abbiamo cercato anche di capire le varie motivazioni. Io voglio capire cosa viene riportato nei libri di scuola, cioè come viene raccontato. Ma recentemente i testi hanno aggiornato la Seconda Guerra Mondiale inserendo anche questo, però più di un paragrafo non è che gli venga dedicato, insomma, è solo in alcuni testi. Poi dipende da ogni docente se approfondire, se fare qualche cenno o meno. Certo, c'è sempre questa ricorrenza del 10 febbraio che meriterebbe un po' di attenzione anche dal punto di vista didattico scolastico, ma i docenti in genere dicono che già è piena di fatti tutto il Novecento, per cui dedicare una giusta attenzione fanno fatica, e poi dipende appunto dalla sensibilità del docente stesso. Ecco. Tuttavia, visto che oramai cominciamo ad avere più di un decennio dalla istituzione di questa legge, ecco, rimango perplesso sempre come neanche in occasione del ricordo la memoria continui a essere solo motivo di una conflittualità ideologica, quando invece i fatti sono acclarati, gli episodi ormai sono abbastanza conosciuti. Io direi che sarebbe ora mettere via le visioni ideologico-partitiche su questi fatti, e rimango allibito come in occasione di un film, in occasione di un fumetto, in occasione di una qualsiasi, scattano sempre polemiche che denotano ancora un approccio storico, ideologico, e non dico obiettivo, oggettivo, perché è impossibile, ma perlomeno che sia completo di tutti i tasselli che questi episodi hanno bisogno di considerare se vogliamo esprimere una valutazione. Cioè. Otero, un'ultima cosa sul film Rosso Istria, perché andarlo a vedere? O cercarlo, insomma? Beh, intanto è un bel film, lo stanno dando stasera in televisione
e chi non l'ha visto in televisione lo andrà a vedere. All'inizio era difficilissimo da vedere, perché quando uscì, con tutto l'impegno che si è messi, perfino anche tutte le associazioni dei diver, 19 sale in tutta Italia, e una sala qui a Limena che lo faceva alle 7:20 del pomeriggio, cioè non è che fosse una grande accoglienza, però alla gente è piaciuto, e quindi la settimana scorsa era in 100 sale, insomma. E il film che dura 2 ore e mezzo, ci recito anch'io, ma purtroppo non sono il protagonista. C'è Franco Nero, c'è Gerardo Cepri, che un pelino più di me ne sanno, e io sono, come si dice, uno che ogni tanto lo fa così per hobby, e è una bella ricostruzione. Poi si vedono delle scene girate qui da noi, perché c'è il centro di Padova anni 30 proprio come il fo, c'è, allora, c'è un po' di Istria vera. Alcune, cioè gli esterni dell'Istria ci sono. Quando si sono accorti cosa si stava facendo, ci sono stati dei problemi con i permessi, per cui il paese di Visinada, per chi è di Padova, è Arqua Petrarca. Cioè le scene lì. E poi il problema era quello della foiba. Cioè, voi avete capito che fare delle riprese in una foiba non è facile, è larga 1 metro e non si riesce a mettere tutta l'attrezzatura. Per cui la foiba in realtà è una discesa fangosa del montello che si prestava moltissimo alla ripresa, alla scena finale. E si è riusciti a ricreare, bene, diciamo... Sì, ma è bello vedere, poi sai, io mi diverto a lavorare in questi film perché vedo delle cose, no, che normalmente non si vedono, e è un lavoro affascinante. Comunque, un'altra cosa da dire, il cattivo, lo jugoslavo cattivo, era così cattivo e così bravo. Guai, qua nella locandina c'è il cattivo. Sì, quello che sta al centro, che quando abbiamo fatto la prima a Venezia c'era qualche profugo istriano che lo guardava male, e va via perché te dà. Lui è un pacifista di professione, però era così bravo, no, a fare il cattivo, che tutti lo guardavano male. Bene. Guardatelo, ricordiamo che c'è una foiba anche in Italia, certo. Quella del bus della LUM, che è sul Cansiglio, che fu presidiata dall'autista di Mussolini. Gli fu consegnato, ma anche recentemente, io l'ho conosciuto fine anni 70, inizio anni 80, gli fu consegnato la gestione dell'Hotel San Marco, e naturalmente lui presidiò questa foiba, e poi a un certo punto assieme a un gruppo si calarono giù e tirarono fuori i cadaveri. Arrivò l'esercito, li ributtarono dentro, arrivavano con le macchine, il cemento armato, e buttarono il cemento sopra e tombarono definitivamente la cosa. Allora lui fece una croce di ferro in memoria di tutta questa gente, che non è importante in questo momento da quale parte stavano. Quello che è importante è che non si deve più fare queste cose. Certo, certo. Allora chiudiamo qua questa prima parte di TV7 Match. Grazie al professor Patrizio Zanella per essere stato con noi, grazie al professor Giovanni Battista Zanoni, grazie ad Andrea Todeschini Premuda per essere stato qua con noi. Leopoldo Bottero lo ritroveremo più tardi, quando affronteremo il tema dell'attualità politica internazionale, ma grazie comunque di questa presenza. Noi ci salutiamo adesso. È stato un privilegio. Adesso noi ci salutiamo con i telespettatori, vi proponiamo il brano di Simone Cristicchi, Magazzino 18, un pezzetto di quello che è stato uno spettacolo di alcuni anni fa, dedicato appunto a questa tragedia. Ci vediamo tra poco. Siamo partiti in un giorno di pioggia, cacciati via dalla nostra terra, che un tempo si chiamava Italia, e uscì sconfitta dalla guerra. Hanno scambiato le nostre radici con un futuro di scarpe strette, e mi ricordo faceva freddo l'inverno del 47, e per le strade un canto di morte come di 1000 martelli impazziti, le nostre vite imballate alla meglio, i nostri cuori ammutoliti. Siamo saliti sulla nave bianca come l'inizio di un'avventura, con una goccia di speranza dicevi non aver paura. E mi ricordo di un uomo
gigante della sua immensa tenerezza, capace di sbriciolare montagne, a lui bastava una carezza. Ma la sua forza, la forza di un padre, giorno per giorno si consumava, fermo davanti alla finestra, fissava un punto nel vuoto, diceva: come si fa a morire di malinconia per una terra che non è più mia? Che male fa aver lasciato il mio cuore dall'altra parte del mare?